Che cazzo di borsa ho? Mica sono sfatto. Oh, la Pezzolli! Allora, ripresa un po' particolare stamattina, perché in realtà sto riprendendo lo specchio, io in realtà sono qua. E per quale motivo, come avrete letto o chiaramente dal titolo, sto per fare il video My Morning Routine, perché anche io ho una morning routine, un po' come tutti, insomma, vi ho risparmiato il fatto della pisciata, perché io non ho appena mi alzo piscio, ma ancora non mi sembrava proprio il caso di riprenderlo, insomma. E quindi adesso vi farò vedere ciò che io faccio ogni mattina. Ma faccio questo video per una motivazione particolare, avendo già fatto io video in passato in cui spiegavo della patologia della pelle che ho, ovvero la rosacea. Alcuni di voi erano interessati, allora ho pensato di prendere due piccioni con una fava e quindi fare il My Morning Routine e spiegare anche i nuovi prodotti che io uso per, come dire, tenere sotto controllo un po' questa patologia. Non vi sto a rispiegare che tipo di patologia è, se siete curiosi cercate semplicemente su Google rosacea o anche Google Immagini e vi fate un'idea di ciò che è, insomma, questo tipo di patologia. E niente, cominciamo subito con la mia routine, che parte con il chiaramente lavaggio dei denti, ovviamente. Scusate le luci, perché ho la luce qui, ma qui sarò in ombra. Allora, denti, voi sapete che io ci tengo particolarmente, quindi ovviamente farò dettagli in questo video, perché il lavaggio dei denti dura un pochettino con il mio spazzolino, insomma, elettrico. E il dentifricio Mentadent White Now, non sto facendo chiaramente pubblicità alla Mentadent, non ne ha proprio di bisogno, anzi. Mentadent, se vuoi collaborare e mandarmi i tuoi prodotti gratis, mi faresti risparmiare davvero un botto di soldi. Quindi comincio con il lavarmi i denti. Ok, ovviamente la routine del mattino comincia in realtà con la colazione, che chiaramente faccio prima di lavarmi i denti, e io solitamente la faccio con latte e caffè, però il latte d'avena, perché io sono intollerante al lattosio e potrei utilizzare anche quello di soia o quello di riso, ma il latte d'avena contiene più proteine, quindi per chi fa palestra, comunque, cioè in generale fa comunque bene e ti dà una botta di sprint, insomma, per cominciare meglio la giornata. E però per chi fa palestra e quindi cerca di mettere su massa muscolare come me, le proteine sono fondamentali, quindi bevo quello, oltretutto mi piace, con 4/6 fette biscottate in integrali. Dipende dalla mattina da quanta fame ho, ne mangio o 4 o 6, insomma. Allora, dopo essermi lavato i denti, passato il filo interdentale e fatto il risciacquo con il colluttorio, è l'ora di lavarsi la faccia, e qui c'è il processo un po' più lungo, diciamo. Però prima di lavarmi la faccia, io mi spunto un attimo la barba. Allora, io non posso farmi la barba come tutti i cristiani, perché se mi passassi la lametta nella pelle infiammerebbe subito, quindi mi crescerebbero, è giusto come verbo, ci siamo capiti, mi spunterebbero tutti i brufoli, varie pustolette, quindi non posso assolutamente farmi la barba con il rasoio. Perciò io uso questo qui. È praticamente quello che serve per togliere i peli dal naso o dalle orecchie, per intenderci, insomma. Però taglia il pelo a meno di un millimetro, quindi è come se ti facesse la barba, insomma, rimane leggermente più lunga rispetto a che passare un rasoio, ovviamente. Però la mia fortuna è che ho pochissima barba, mi cresce pochissimo ed è molto rada, cioè un po' qui, un po' qui, un po' qui, un po' qui, perciò a me si vede poco, quindi evito appunto di passarmici il rasoio e lo faccio semplicemente con questo qua. È sicuramente una cosa un po' più lunga, però evito che, insomma, la pelle mi si rovini particolarmente, insomma. Fatto questo, mi do una sciacquata alla faccia per togliere i vari peletti rimasti attaccati alla pelle. Voi direte, non te la puoi lavare direttamente? No, perché io non me la lavo con l'acqua. Ora vi farò vedere. Abbronzatura da moratorio ne abbiamo? Allora, cominciamo con il lavaggio faccia. Dunque, io comincio con
detergere il viso usando un latte detergente. Ora, tutti i prodotti che vi farò vedere sono prodotti che vanno bene per la mia di pelle, nel senso che chiunque di voi avesse una patologia particolare, come può essere quella della rosacea o altro, non prenda i prodotti che vi faccio vedere come legge a andranno benissimo. No, vanno bene per la mia di pelle. Io ormai sono 10 anni che convivo con questa rosacea, però ovviamente mi sono fatto seguire da un dermatologo che mi ha indicato che tipo di prodotti usare. Poi negli anni pian piano io ho provato un puttanaio di creme fino a trovare quelle che per la mia pelle vanno benissimo. Quindi non mi sostituisco affatto ad un dermatologo. Perciò nel caso voi pensiate o sapete di avere una patologia particolare, fatevi seguire, insomma. Allora, io uso questo qua, che in realtà sarebbe un latte struccante, chiaramente io non lo uso per struccarmi. È di questa marca qua ed è assolutamente indicato per questo tipo di patologia, perché è all'aloe e all'olio di argan, quindi sfiamma, deterge e idrata. Ovviamente non contiene alcol, insomma. E io sono solito far così, cioè io penso che chiunque faccia tutto questo. Comunque me ne metto un po' nella mano, spargo un po' di qua e un po' di là nel viso, e ora con tutte e due le mani comincio a fare movimenti circolari perché aiutano la circolazione, e comincio a idratare barra pulire tutta la pelle. Posso tranquillamente, magari mi metto così almeno vedete qualcosa, posso tranquillamente passare la crema negli occhi, perché ovviamente essendo struccante è anche indicata per gli occhi. E adesso vi farò vedere due o tre manovre che ho visto su YouTube, che pare servano a sgonfiare le borse o a comunque cercare di come dire, prevenire le rughe. Ora non so se sia vero o meno, ma farlo non mi costa niente. Allora, praticamente tutta questa zona qua intorno all'occhio, proprio intorno all'orbita, è una zona in cui si accumula molto liquido. Facendo un determinato tipo di movimento si drena questo liquido e quindi in teoria uno dovrebbe avere gli occhi meno gonfi. Effettivamente da quando io lo faccio ho molte meno borse, per quanto io ne abbia ancora, ma le ho sempre avute da che ho 15 anni, tipo. Ne ho molte meno rispetto a prima. E il movimento da fare è questo qua. Praticamente io schiaccio, premo abbastanza forte lungo le sopracciglia fino a passare sotto all'occhiaia, non all'occhiaia ma sotto, e poi torno indietro e faccio questo movimento per almeno 8-10 volte, insomma. Poi con i due indici faccio questo lavoro qua nella fronte, proprio in mezzo alle due sopracciglia, perché insomma previene appunto le rughe da espressione. Questo è quello che dicevano nel video e io lo faccio, e dopo un po' mi alzo per tutta la fronte. E invece per prevenire quelle intorno agli occhi devo creare un otto proprio qui al lato dell'occhio, dove proprio ci sono le zampe di gallina. Ripeto, io lo faccio, tanto non mi costa nulla, ma diciamocelo chiaramente, insomma, se bastassero questo tipo di manovre qua non esisterebbero chirurghi plastici. Prendo un mio dischetto di cotone, sì, lo so, questo è davvero enorme, ma era in offerta da Hyper Shop, prendi due paghi uno, e quindi li ho presi, e mi tolgo tutto il latte detergente in eccesso. Allora, ovviamente è meglio, come dire, passare e quindi detergere anche il collo. Ora io me lo sono scordato e quindi non c'è testa di stare a farlo adesso, e quindi non lo faccio, però di norma è meglio farlo. Ok, faccio questo movimento, ovvero picchietto sulla pelle, per far assorbire meglio il prodotto e per stimolare il collagene della pelle. Anche quello antirughe, anche questo l'ho visto fare, e quindi lo faccio. Ok, ora, fatto questo, in teoria la pelle è già pulita, idratata e bella morbida. Se sapete di non uscire, quindi che sapete di rimanere a casa, potreste anche non mettere crema ulteriore sul viso.
io dovrò uscire, quindi me la metto, ma in realtà io me la metto comunque, proprio perché mi dà una sensazione, cioè metto un altro film protettivo sulla pelle, io preferisco così, insomma. Ora, veniamo al discorso creme. Io ne uso due, in realtà è la stessa crema ma in due modalità diverse, ovvero questa, io uso questa, forse ve l'avevo già fatta vedere, e questa qua. Come potete vedere sono assolutamente identiche, ma una ha la protezione 100 dal raggio solare, l'altra ha la protezione 50. Essendo in estate, ancora per poco, grazie al cielo, io uso la protezione 100. Ora, oggi è brutto, nel senso che comunque è nuvoloso, e sì, devo uscire ma non starò fuori, sarò comunque all'interno, perciò penso che mi metterò la protezione 50. È successo chiaramente di sapere di dover uscire e stare più tempo fuori con un sole che spaccava le pietre, quindi in quel caso è necessaria la protezione 100. Ora mi metto la protezione 50. Allora, fatto, perché come sentite c'è una palina all'interno, perché questa crema è composta da crema e da olio, anche questo olio d'argan per sfiammare tutto quanto. Chiaramente l'olio si divide dalla crema, perciò se io non sbattessi uscirebbe solo olio, invece sbattendo c'è anche, insomma, si mischia tutto, e quindi è così che deve essere. In realtà la sto finendo, sia questa che quell'altra 100 di protezione, e quindi dovrò andarmela a comprare. Sono prodotti che non costano pochissimo, perché il latte detergente che ho usato prima costa 10,50 euro, e invece la crema, questa qui con la protezione 50, costa tipo 20,50 euro, l'altra con la protezione 100 21,50 euro, insomma. Quindi sì, sono prodotti che non costano proprio poco, ma sono prodotti specifici per chi ha particolari, insomma, tipologie di pelle, tipologie, tutti quanti abbiamo una tipologia di pelle, per chi ha eventuali patologie della pelle, e quindi è normale che costino un po' così, poi per me è vitale, quindi ok. Dopo averne messo un po' nel viso, spalmo per bene, non passo negli occhi perché non è una crema per occhi, e visto che c'è già passato latte detergente prima, l'occhio è già pulito e idratato, quindi bello morbido, perciò non sto a passarci questa crema che, non essendo appunto indicata per occhi, preferisco evitare, perché insomma non si sa mai. Ora qui cerco di fare movimenti che voglio dire, spingono la pelle verso l'alto. Anche qui ho sentito, per combattere la forza di gravità, cioè sono tutte cazzate chiaramente, però vabbè, già che ci siamo, per far assorbire comunque la crema, lo si fa. Voilà, finito. Ora è un la pulizia della pelle io la faccio 2-3 volte al giorno, dipende chiaramente, cioè se io esco la mattina e poi torno a casa a pranzo e devo di nuovo uscire poi il pomeriggio, me la rilavo, perché comunque poi col caldo ancora che fa uno suda, perciò impurità della pelle, quindi la pelle si sporca inevitabilmente di più, i pori si ossidano, insomma, quindi me la rilavo, e poi così anche la sera. Perciò dipende un po' dagli impegni che uno ha nella giornata, però in teoria almeno 2 volte al giorno va fatto, quindi mattino e sera, chiaramente, anche perché durante il giorno si appiccica davvero qualsiasi cosa in faccia, quindi va assolutamente piuttosto tutto ripulito e via. Ora mi rimetto gli occhiali, torno a vedere, che meraviglia, e basta. Questo è quello che io faccio al mattino, né più né meno. Ora, se volete qualche delucidazione o qualche consiglio su che tipologia di crema usare, allora no, in realtà no, fate finta che io non abbia detto nulla, perché consigli preferisco non darvene, proprio perché, come ho detto prima, queste creme vanno bene per me, e non è detto che vadano bene per altre persone con altre tipologie di pelle. Quindi nel caso abbiate, sapete di avere una patologia particolare, fatevi comunque seguire da un dermatologo. Però se volete due dritte su lavaggi di faccia, oppure mi sapete dire che tipo di prodotti usate o che tipo di patologia di pelle avete, magari due dritte riesco a darvele. Prendete sempre ciò che eventualmente dirò con le pinze, chiaramente. This is my morning routine. Grazie mille per aver seguito questo video, e basta, ci vediamo alla prossima. Ciao pezzolini.